Quindi grazie. Bene, Massimo grazie, Fulgini. Salve a tutti. Mi serve, mi spieghi come va avanti? Avanti e indietro. Questo avanti, ok. Ok, salve a tutti, mi chiamo Massimo Fulgini, sono di Rimini e mi occupo da sempre di bioenergetica. Sono naturopata, ma prima di essere un naturopata sono diplomato in elettrotecnica. Io ogni tanto mi impunto, non fatesi caso, diciamo che renderò l'intervento più folcloristico e quindi non vi annoierete vista l'ora e le tante informazioni che avete avuto fino ad ora. Allora, oggi vi parlerò di campi elettromagnetici, ma soprattutto di che cosa accade all'assetto bioenergetico umano. E che è la cosa della quale io mi occupo da sempre. Prima cosa dobbiamo farci la prima domanda: ma i campi elettromagnetici fanno bene o fanno male? Beh, insomma, noi viviamo in campi elettromagnetici. Se non ci fossero i campi elettrici, noi saremmo un cumulo di polverina. Anche il fisico, il professore che stamattina ho avuto l'onore di ascoltare, parlava del fatto che tutto quello che noi vediamo è sorretto da campi elettromagnetici. E quindi non è vero che fanno male, anzi, se non ci fossero, ok? Ma quello che fanno male, ahimè, sono quelli artificiali, cioè i campi che il nostro sistema biologico non è abituato a supportare. Allora, prima di fare questo intervento, mi sono fatto una spolverata, ho cominciato a vedere quelli che sono gli studi scientifici. Ovviamente noi abbiamo l'Istituto Ramazzini di Bologna, che è un'eminenza nel mondo, e abbiamo anche l'NTP in America, che sono degli istituti indipendenti. Indipendenti significa che non fanno delle ricerche sovvenzionate dall'industria. Perché? Perché questa cosa lo dimostra. Gli studi fatti sovvenzionati dall'industria hanno una proporzione completamente opposta a quelle degli istituti indipendenti. Facendo una spolverata sul web mi sono accorto che ci sono milioni e milioni di byte di studi scientifici, ma alla fine molti si basano su ipotesi. Quelle più importanti sono, da un punto di vista diciamo biochimico, basati sulla magnetite, sul calcio. Ecco perché l'S-Drive, quando c'è un'aggressione da elettrosmog, consiglia il calcio, ok? E dai recettori della molecola l'aumento di radicali liberi e ovviamente la diminuzione di melatonina. Velocemente, questi sono dati che sicuramente conoscete, il cervello contiene dei nano cristalli di magnetiti che sono molto sensibili ai campi elettromagnetici e quindi producono interazioni cellulari. I campi elettromagnetici sembrano interferire fra i messaggi con le cellule, questo è dovuto all'alterazione degli ioni calcio, e anche qui arriviamo a metalli. La ghiandola perché? Perché questo calcio, quando cambia di metabolismo, non fa altro che cristallizzare cosa? L'epifisi, che è la produzione, che è la produttora, è brutto, è colei che produce melatonina e quindi questa diminuisce. Il terzo è i campi interferiscono sugli ormoni. Perché? Perché alterano la rigidità della molecola e compromettendo la replicazione del nostro DNA.
c'è un aumento della velocità di reazione dei radicali liberi e arriviamo sempre alla solita cosa, la melatonina che diminuisce sempre drasticamente. Milioni di pagine di letteratura scientifica parlano solo di questa cosa qui. Mi sono trovato questo Neil Sherry, era, perché non c'è più, un professore australiano che ha fatto 600 studi scientifici sull'effetto dei campi elettromagnetici. Insisto sul magnetico. Queste sono le cose che lui ha scoperto. E anche lui parla della riduzione di melatonina, ha fatto uno studio ahimè molto interessante su quello che le microonde, che è un particolare range del campo elettromagnetico, producono sul nostro cervello, riescono ad aprire la barriera, la famosa barriera, quella che leggete lì. Questa foto è impressionante. Dopo questo studio, che è stato fatto esponendo per 2 ore al giorno delle persone a radiazioni del microonde, e dopo vi farò vedere delle cose interessanti su quello che accade al nostro sangue dopo solo un minuto che siamo al cellulare. Okay? Dopo circa 2 ore, questo è quello che accade, appaiono dei buchi nel nostro cervello. E questo conferma il metabolismo del calcio che viene disturbato. Campo magnetico. Ogni volta che c'è un'emissione di campo elettrico, contemporaneamente c'è un'emissione di campo magnetico, ma mentre il campo elettrico è fermato dalle barriere architettoniche, il campo magnetico penetra, va oltre, quindi oltrepassa anche il nostro corpo. Questo è un elenco di elettrodomestici che utilizziamo, e quello che emette più campo magnetico è l'asciugacapelli. Io sono a posto, perché in questo senso non ho problemi, ma immaginate che so un parrucchiere che ogni giorno sta ore e ore e ore a contatto con quell'elettrodomestico che emette un campo magnetico di continuo. Sono stati fatti degli esperimenti sui sempre poveri piccioni. Siccome si ipotizzava il discorso della melatonina, che sapete che è prodotta la notte durante, no? Durante il sonno, allora cosa hanno fatto? Hanno svegliato questi piccioni irraggiandoli con una luce, accendendo praticamente la luce ogni notte per un tot di tempo, poi li hanno ammazzati, se li sono mangiati, e prima di mangiarli hanno estratto le epifisi, hanno guardato la quantità di melatonina, ma svegliandoli non cambiava niente. Allora hanno fatto un altro esperimento, hanno messo i piccioni dentro a una cabina con un condensatore variabile. Che cosa faceva questo condensatore? Cambiava continuamente la polarità magnetica, e più e meno più, continuamente. Si li sono ammazzati, si li sono mangiati, e prima hanno estratto, hanno visto che cosa c'era dentro, e con loro stupore hanno visto che la melatonina solo in quel caso diminuiva drasticamente. Vabbè, queste cose le sapete benissimo meglio di me, ovviamente. E questo è un altro studio interessante fatto da un istituto francese che dimostra che la SAR, cioè l'assorbimento di campo di radiazioni elettromagnetiche da parte delle cellule, aumenta solo tenendo addosso il cellulare. Beh, non tanto solo quando noi stiamo chiamando, ma solo tenendolo addosso. Lì ci sono alcune marche, questo studio risale al 2017 e quindi è abbastanza recente.
perché molti di noi non sanno che questi qui ogni 5 secondi devono connettersi alla cella del ripetitore più vicino. Quindi noi diciamo sì, ma è spento, sì, ma no, io telefono sì o no 2 ore, sì, mezz'ora al giorno, ma tu ogni 5 secondi hai il telefono che si connette alla cella. Ma io abito in campagna, non sto in città, e quindi ho i ripetitori che sono più lontano, peggio ancora da questo punto di vista. Perché più lontana è la cella e più potenza il cellulare deve emettere per raggiungerla. E quindi da questo punto di vista va a peggiorare questa situazione. Gli elettrosensibili, ahimè, è questa categoria di persone che avvertono prima di altri questa sensibilità. Ma a lungo termine queste sono le cose che accadono. Perché? Perché il campo elettromagnetico ha un problema. Oggi, venendo stamattina qui a Bologna, sono passato da Faenza. Chi di voi viene dal sud sa benissimo che a Faenza c'è una cosa particolare. Ci sono le fabbriche di ceramica che fanno una puzza tremenda. E quindi uno si accorge che arriva a Faenza per 2 motivi, perché sente un odore e vede il fumo che esce dalle ciminiere. I campi elettromagnetici, ahimè, non hanno odore, non fanno rumore e non si vedono. Purtroppo si vede la loro cosa dopo, ahimè. Okay, questo è il problema. Questo studio fatto dalla dottoressa Nicolini, che dimostra che l'emoglobina presente all'interno del che l'emoglobina, che avendo all'interno la molecola di ferro, essendo il ferro un minerale, un metallo sensibile al magnetismo, accade che quando esposto a campi elettromagnetici produce un effetto di impilamento, cioè i globuli rossi si impilano uno contro l'altro e vanno ad addensare il sangue. Quindi uno va a fare le analisi, vede che la VES è alta e quindi si suppone che c'è un'infezione. Si vanno a fare tutte le ricerche, ma magari non c'è un'infezione reale. Questa, e quindi si chiama sangue magnetico, diventa denso e fa più fatica a circolare. Questa è una foto interessantissima fatta con un microscopio in campo chiaro, non scuro, che va a fotografare i globuli rossi. Questa persona era una signora che aveva dei sintomi enormi e nessuno riusciva a capire il perché. Hanno fatto questa foto e gli hanno chiesto: ma scusa, ma dove abiti tu? E lei abitava proprio in prossimità di un elettrodotto. Quindi negli anni i suoi globuli rossi si sono polarizzati con il campo magnetico emesso dall'elettrodotto. È bastato spostarsi, cioè lei ha cambiato abitazione e nel giro di pochissimi mesi ha risolto quasi tutti i suoi problemi. Quindi non è tanto il campo elettromagnetico, ma la variazione del campo elettromagnetico. È su questa cosa che io mi sono basato, e anche su questa cosa che io mi sono basato per creare il dispositivo del quale vi parlerò. Questa qui è un'immagine che avete visto e rivisto un sacco di volte, eccetera, no? Gli antichi saggi, bisogna fare un passo indietro e capire che cosa ci dicevano gli antichi. Ho preso, diciamo, i due, no? Yin e Yang, cioè est e ovest, ok? Oriente e occidente. E loro parlano, i cinesi parlano del Tao, dove lo Yin è il sangue e la materia che nutre l'energia, e l'energia è il fuoco che muove il sangue, come moglie e marito, devono sempre stare in equilibrio, okay?
l'energia, questa è un'immagine che è molto evocativa, che dice la stessa cosa ma in un altro modo. Gli indiani parlano di chakra, i cinesi parlano di meridiani o vasi energetici, l'insieme va a creare un corpo luminoso che a sua volta coordina tutta la materia. Ma una cosa importantissima, che cosa accade quando questa interferenza elettromagnetica è prolungata per tantissimo tempo? Accade una cosa importantissima, questa continua inversione di polarità costringe il nostro corpo a consumare energia, cioè perché lui deve continuamente mantenersi in quello stato lì. Ma arriva un punto in cui lui non ce la fa più e arriva l'inversione di polarità, all'inizio energetica o bioenergetica. Se questa cosa permane per tanto tempo avviene, i 50 Hz non fanno altro che cambiare di polarità 50 volte al secondo e noi siamo attorniati da 50 Hz, ok? Avviene poi che dall'energia questa cosa sprofonda nella materia e arriva l'inversione di polarità o la quando avviene questa inversione di polarità o quando il potenziale di membrana, detto in medichese, ok, appare, succede la cosa peggiore che potrebbe accadere al nostro organismo, cioè che esce quello che deve entrare e viceversa, ed è l'inizio di tutti i nostri disturbi. Noi siamo fatti di campi elettro e magnetici, se si inverte la polarità, ciao! Arriva un punto in cui il corpo si riprende, ma se noi non gli diamo la possibilità di farlo, questo è quello che accade. Allora noi, io e la mia equipe, ci siamo chiesti, ma noi possiamo attaccare i campi elettromagnetici? Noi possiamo sfuggire dai campi elettromagnetici? No. Arrivati a questo punto, no. Ok? Possiamo adottare uno stile di vita. Ma anche quel signore lì in alto, con i 20.000 satelliti che adesso spareranno in orbita per gestire il famigerato 5G, anche lui avrà qualche cosa da fare. Ok? E quindi noi purtroppo siamo arrivati a un punto in cui non possiamo al momento fare a meno di questa tecnologia. Possiamo proteggersi, però possiamo rinforzarci per adattarci, per velocizzare il nostro adattamento a queste nuove frequenze che noi fino a 20 anni, 30 anni fa non eravamo abituati a sopportare e a gestire. Quindi io che cosa ho fatto? Noi abbiamo unito le antiche scienze con la nuova scienza che è l'informatica, le abbiamo messe insieme e ci siamo dati una sfida. Voglio vedere se delle informazioni di carattere sottile, si parla sempre di informazioni, hanno poi un effetto sulla materia. Sfida, insomma, importante. Un'equipe di persone che lavora dietro al progetto Libratum ha prodotto al momento questo piccolo strumentino che è un adesivo apparentemente. In realtà a cosa serve? Questo ve l'ho messo in forma poetica. Trasforma il rumore in musica. Questa, uno può essere anche ignorante o non crederci, però questa cosa è bella. Che cosa fa? Trasformo il rumore in musica. Questo è un primo video che mi fece un amico che mi dimostrò che comunque questa apparente inerte dispositivo emetteva un qualche cosa. Ha detto, però interessante. Allora è nato proprio uno studio, si sono prese delle frequenze vere,
si sono messe in un certo modo, sono queste sono frequenze elettromagnetiche, colori e tantissime altre cose, perché anche il colore in fondo è una frequenza elettromagnetica, no? Che cosa fa? Questo dispositivo ha dentro un software che è stato creato per leggere, tra virgolette, la frequenza che sta usando uno strumento elettronico. In base a quella frequenza lui emette una stringa che non è altro che un comando. Oh? Quindi io do un comando, delle informazioni. Ora siamo nell'era delle informazioni, sono informazioni di carattere impercettibile, ma informazioni sempre sono, che ha il compito di riposizionare immediatamente la giusta polarità, di riallineare il corpo elettromagnetico, il campo, il famoso, quando noi siamo stanchi, cosa diciamo? Guarda, se mi stare, sono fuori, oppure te sei fuori. Lo diciamo spesso, ma non ci rendiamo conto di quello che accade. Quando siamo aggrediti da un agente esterno, epigenetico quindi, il nostro asse si sposta rispetto al corpo fisico e perdiamo la coerenza. Ho sentito tanto parlare di coerenza, ma c'è coerenza energetica e coerenza materiale. Il terzo compito è quello di riarmonizzare il flusso dei vasi dell'agopuntura e di trasformare tutto in coerente, dando un ordine, perché libratum nasce da libra, che è la bilancia. Quindi il mio scopo è quello di mantenere in equilibrio il più possibile il nostro organismo, perché quando lui è in equilibrio sa benissimo quello che deve fare, anche se ancora non conosciamo niente. Come diceva il professore di fisica, o conosciamo ben poco, una cosa sicuramente l'abbiamo capito, che quando siamo in equilibrio il corpo sa già quello che deve fare. Lui ha dentro delle bio-app. Chi gli dice che cosa deve fare in quel momento esatto? Le 100.000 cose che deve fare la cellula? È un'app. Io la chiamo bio-app. Alcuni lo chiamano campo morfogenetico, uno dei miei insegnanti, Roberto Zamperini, lo chiamava campo ordinatore, un campo che ordina, ok? Ma siamo nell'era... Gli effetti riscontrati usando UNDIS sono questi qui. Allora abbiamo fatto della ricerca e grazie anche a S-Drive, che ci permette di valutare se c'è un'aggressione, un disturbo di tipo elettromagnetico, siamo andati a capire se utilizzando poi c'era un miglioramento o meno. Quindi questo qui è un grande strumento che ci permette, anche perché non c'è nessuno che ti dice guarda il tuo sistema è aggredito, è disturbato dal forno microonde. E chi te lo dice? Ah, perché la Madonna, senza nulla togliere la Madonna, no? Ma mi è venuta in sogno e mi ha detto che no. Qui abbiamo un dato che è sempre più scientifico. Abbiamo fatto dei test muscolari. Abbiamo fatto dei test con la pedana stabilometrica che dimostra che dopo 6 minuti il corpo in moltissimi casi ritrova il suo equilibrio posturale. Abbiamo fatto degli esami con degli altri strumenti poco conosciuti, ma che misurano la quantità di ossigeno superficiale. Il cambio di colore a destra indica che c'è un maggiore flusso di sangue ossigenato. Abbiamo fatto dei test, stiamo facendo con l'EAV, è un test bioelettronico, anche questo. È interessante, vedete quella parte bianca? È il calo di energia. E quindi quando l'organo o la funzione non tiene, quindi c'è...
e cala. Allora abbiamo fatto dei test, abbiamo messo il cellulare in tasca senza undis e subito appare questo, con undis, dopo un minuto esatto appare già un primo riequilibrio. Abbiamo fatto con un cellulare acceso all'addome, perché noi uomini facciamo, in Romagna si dice, facciamo gli sboroni, no? Quindi mettiamo il cellulare qua, no? Perché è più comodo. Ma questo è quello che accade quando noi mettiamo il cellulare lì, nel cuore, che insieme al cervello è uno degli organi che più di altri funziona per impulsi elettrici. Subito, immediatamente. Abbiamo usato il telefono acceso alla testa. Questo è uno degli ultimi test che abbiamo fatto pochi giorni fa con un medico, un biologo, attraverso un microscopio in campo chiaro. Quelli che vedete sono i globuli rossi. Quindi senza cellulare, sì, da un punto di vista loro, qui indicava che c'era una disidratazione, c'era la membrana che non era a posto, eccetera, no? Però osservate questa cosa. Abbiamo fatto il test, abbiamo preso il cellulare, eravamo più di una persona, ci siamo chiamati, un minuto, cronometrato, subito dopo sangue messo sul vetrino, questo è quello che accade dopo solo un minuto. A tutti noi è accaduto subito questa cosa, questo impilamento. Da un punto di vista loro indica una grave disbiosi intestinale, per quello che dicono, diciamo, i medici, i biologi che utilizzano questa tecnica qui diagnostica, no? Ma questo è quello che accade. Poi abbiamo aspettato un'oretta, abbiamo preso il cellulare, abbiamo appiccicato l'undis e questo è quello che accade subito dopo. È una ricerca che è iniziata da poco e andrà avanti, ovviamente perché abbiamo avuto dei risultati. Questa è la sequenza. Sembra quasi a migliorare proprio la disposizione e la coerenza dei nostri globuli rossi. Librato Mundis è stato aggiornato anche alle frequenze 5G. Non solo 5G, anche quelle satellitari. E quindi lui ha il compito di sostenere il sistema bioenergetico per far sì che sia lui a proteggersi, a difendersi da esposizioni esterne. Quindi non voglio sentirmi dire ho l'undis che mi copre, che toglie i campi elettromagnetici spesso. No, non puoi toglierli, sennò come farebbe a funzionare il cellulare. Quindi il mio compito è quello di sostenere il corpo bioenergetico, perché come diceva un mio grande insegnante, non è il farmaco che cura il corpo, ma è il corpo che si cura attraverso il farmaco, o che sia naturale, chimico o alimento, eccetera. Quindi se il corpo ha la coerenza, l'equilibrio, la capacità di utilizzare quello che noi gli diamo dall'esterno, lui si mantiene in equilibrio. Vabbè, questo deve essere messo, può essere messo su altri dispositivi, il router, il tablet, eccetera, eccetera, eccetera. Ho finito. Grazie.